troviamo all'interno dell'anfiteatro Fausto. Come vedete sono in pieno svolgimento i lavori di restauro, lavori che hanno portato a una importante scoperta archeologica, come ci spiega la dottoressa Laura Ponzi Bonomi della Sovrintendenza ai Beni Archeologici dell'Umbria. La sorpresa che abbiamo avuto in questi lavori è stato che nel fare degli scavi, dei saggi, per appunto sempre connessi con il restauro, sono venute alla luce le strutture dell'ambulacro più interno dell'anfiteatro. Voi sapete che gli anfiteatri avevano dei corridoi radiali su cui poi poggiavano le scalinate, quella più interna verso l'arena. I resti sono venuti fuori con questi scavi. È un risultato dal punto di vista storico-archeologico molto importante e che ci induce a chiedere a chi di dovere, cioè prima di tutto al Comune, ma anche agli enti, alla Comunità Europea, alla Regione che si è occupata di questo finanziamento, di reperire altri fondi per proseguire questa ricerca, perché riteniamo che a questo punto valga la pena di riportare alla luce tutto quello che è che esiste ancora di questo importantissimo monumento. Un orientamento preciso dell'amministrazione municipale da me guidata, mettersi immediatamente al lavoro per reperire risorse per via straordinaria, fondi comunitari, fondi nazionali, per valorizzare come merita questo patrimonio. Nel caso dell'anfiteatro Fausto noi ci stiamo guardando in giro anche in Europa per vedere esempi altrove in qualche modo seguiti. Qui c'è una sola soluzione se il risultato sarà quello che si prevede, cioè il recupero integro del vecchio catino. Realizzare una struttura a sedili, possibilmente in materiale pregiato, probabilmente di legno, che a un tempo faccia di questo ambito qualcosa che consente di fruire uno spettacolo che ci si svolge dentro, ma nello stesso tempo da protezione e da copertura per un patrimonio di tipo archeologico che invece deve essere transitabile, frequentabile, visibile.